Siamo con l'avvocato De Vellis, matrimonialista, e vogliamo sapere, conoscere molte novità che riguardano la convivenza. E devo dire che sono molteplici, però in realtà sarebbe semplice, perché basta decidere di non sposarsi, si va a convivere e tutto funziona come prima. E quindi io vorrei sapere che veramente a chi si rivolge la nuova legge della convivenza, sulla convivenza. La nuova legge si rivolge a tutte le coppie di fatto, sia omosessuali che eterosessuali, quindi a tutti coloro che decidono di convivere senza sposarsi o senza fare un'unione civile. Anche per queste situazioni oggi la legge prevede dei diritti e dei doveri che non sono proprio identici a quelli del matrimonio, diciamo che sono dei diritti e dei doveri un po' affievoliti, ma comunque ci sono. E forse da questo punto di vista diciamo che questa legge ha un po' eliminato la facoltà di scelta, nel senso che i conviventi oggi non possono decidere di rinunciare a questi diritti. Per il solo fatto di andare a vivere insieme acquisiscono i diritti e i doveri previsti dalla legge. Cosa che prima non avveniva. È proprio una novità assoluta. Allora puntualizziamo pezzo per pezzo. Allora, chi sono i conviventi di cui parla la legge? Sembra elementare perché sono quelli che vivono insieme, invece? E invece la legge dà una definizione molto precisa dei conviventi. I conviventi devono essere persone maggiorenni, non unite da rapporti di parentela, legate da una stabile legame affettivo e devono anche essere libere di stato. Quindi devono essere delle persone che non sono coniugate, quindi che non sono unite in matrimonio e che non hanno stipulato un'unione civile. Da questo punto di vista la legge diciamo che forse introduce una definizione più restrittiva di quella che, dell'interpretazione che davano i giudici prima dell'entrata in vigore di questa legge. Per esempio, se un uomo sposato o una donna sposata, sì, in fase di separazione però sposata, va a convivere, Non può essere definito convivente ai sensi di questa legge, secondo questa nuova legge, perché non ha ancora la libertà di Stato. La terminologia è sempre la stessa, nel senso che si parla sempre di conviventi, sono sempre persone appunto legate da un rapporto di fatto, che però non possono avere i diritti e i doveri previsti dalla legge, le prerogative previste dalla legge. Allora, andiamo ancora avanti. Come si fa a diventare conviventi? A me sembra di chiedere qualcosa di elementare, invece anche qui ci sono degli aspetti legali molto interessanti. Sì, allora in realtà la legge non richiede il requisito delle risultanze anagrafiche, della registrazione diciamo all'anagrafe, però l'1 giugno una circolare del Ministero dell'Interno ha introdotto proprio questo requisito, quindi dice questa circolare che la convivenza deve essere dichiarata anagraficamente. Quindi sembrerebbe che i conviventi devono andare in comune, nel loro comune di residenza, a fare proprio una dichiarazione. E se non la fanno? Se non la fanno, anche qui non hanno appunto la possibilità di, per esempio, di fare i contratti di convivenza e possono anche rischiare di non avere i diritti e i doveri appunto che prevede la legge. Insomma, allora tant'è sposarsi? Sì, in effetti. A mio parere non era proprio necessaria questa legge sulla convivenza, perché prima, se uno voleva i diritti e i doveri bastava fare il matrimonio, per cui si acquisivano per legge. Ecco, allora vediamo quali sono i diritti, giusto che l'abbiamo detto, i diritti e i doveri che hanno acquistato i conviventi e che non avevano prima, deduco. Certo, allora la legge prevede vari diritti. Per esempio il diritto di subentrare nel contratto di locazione della casa familiare in caso di morte di uno dei conviventi, oppure il diritto all'assistenza del partner in ospedale. Questo è molto importante, importantissimo, perché adesso il convivente ha diritto di prestare assistenza al compagno che si trovi ricoverato in ospedale e anche ricevere informazioni sullo stato di salute. Poi c'è il diritto anche, sempre in caso di morte di uno dei due conviventi,
c'è il diritto di abitazione sulla casa di familiare di proprietà. Perché prima gli eredi cacciavano via, esatto, i conviventi, esatto, l'amante, sì, uomo, donna che fosse. Adesso? Adesso c'è un diritto di abitazione che però ha durata limitata, perché il diritto di abitazione si ha per la stessa durata della convivenza se superiore a 2 anni, ma non può durare più di 5 anni, quindi c'è questo limite temporale di 5 anni, che però insomma è fatto perché nel frattempo uno, sì, si organizza. Sì. Ah, quindi è un, è una un diritto a tempo, diciamo. Sì. Sì, è un diritto di abitazione a tempo. Perché, diciamo, non capisco anche io la durata così stabilita, di più o di meno. Però, sì, beh, per esempio i coniugi invece hanno un diritto di abitazione sulla casa del coniuge defunto, in teoria per tutta la vita. Però anche lì, se uno vuole questi diritti, questa tutela maggiore, può benissimo sposarsi. Ecco, poi c'è qui una domanda... Sì. Sì, ecco, però il diritto che più ha fatto discutere di questa legge è in caso di separazione tra i conviventi, che il convivente è debole economicamente e che si trova in stato di bisogno, può chiedere all'altro, può chiedere al giudice di avere un assegno alimentare. Qui la legge non prevede, diciamo, dei criteri per la determinazione di questo assegno alimentare, se non che questo assegno viene deciso in proporzione alla durata della convivenza. Ed è appunto un diritto che ha fatto molto discutere, che molto farà discutere, bisognerà vedere come lo interpretano i giudici. A mio parere certamente però non è l'assegno di mantenimento a cui ha diritto il coniuge, è qualcosa di meno, perché si parla sempre di un assegno di natura alimentare, che quindi non può e non deve garantire il tenore di vita, ma solo proprio i bisogni di sopravvivenza del convivente più debole economicamente. Diciamo che questo è un aspetto equo, perché in realtà la convivenza significa che due persone hanno deciso di stare insieme e quindi non possono trascurare l'aspetto di quello che è anche una forma di debito, no? Come si può, sì, dire, sentimentale. Certo, da questo punto di vista credo sia giusto introdurre il requisito della durata, perché dà la possibilità ai giudici di modulare le loro decisioni anche in funzione della durata della convivenza, perché è chiaro che è diverso una convivenza di 30 anni in cui uno magari si è precluso anche tante scelte di vita, eccetera, e quindi ci può certamente essere questo diritto, che invece forse io vedrei meno per le convivenze di breve durata, in cui appunto ciascuno dei conviventi non può poi aver riposto queste grandi aspettative in un rapporto che poi è durato poco, si è esaurito magari in pochi anni. Posso aprire una parentesi? Qual è l'aspetto che separa la convivenza di una persona che ha bisogno di una badante o di un badante da quella che è la convivenza, come dire, sentimentale? Eppure vivono sotto lo stesso tetto entrambe le coppie. Sì, però questa legge appunto si rivolge proprio alle coppie, quindi a coloro che hanno proprio una relazione di coppia affettiva. Invece per esempio la badante ha un contratto di lavoro, quindi qui è facile distinguere le situazioni. Certamente però l'applicazione della legge potrà anche rivelarsi problematica, perché non sempre è facile capire appunto dove c'è un solido rapporto affettivo di coppia e dove invece ci sono situazioni un po' più estemporanee. Quindi è solo il contratto di lavoro, il che evita finalmente anche il nero, cosiddetto, come viene detto in maniera molto normale, cioè pagare qualcuno ma non secondo la legge, il risultato può rivendicare l'eventuale badante uomo o donna invece una situazione affettiva con tutte le conseguenze del caso, anche se non ha registrato però, come abbiamo sentito. Certo, da questo punto di vista il requisito della registrazione è una forma di tutela, perché presuppone appunto proprio una dichiarazione di volontà esplicita che le parti rendono, i conviventi rendono davanti all'ufficiale dello Stato civile. Allora, intanto io vorrei chiedere qual è il contenuto che possono avere i contratti di convivenza. Di convivenza. Ecco, certamente con la previsione di questi contratti di convivenza è una delle novità, secondo me, più importanti e più interessanti della legge. Perché i conviventi che però hanno registrato la loro convivenza nei registri appunto anagrafici hanno la possibilità di fare dei patti, dei contratti, per disciplinare, dice la legge, gli aspetti patrimoniali
della loro convivenza e quindi tutto ciò che riguarda gli aspetti economici del menage familiare. Non è un obbligo, è una facoltà, quindi i conviventi non sono obbligati a fare questi contratti, hanno questa possibilità e possono anche annotarli nei registri dello Stato civile. Ma se non lo facessero avrebbero dei danni? Ipotizziamo? No, diciamo che il contratto, diciamo che appunto è una possibilità in più che viene data. Ma che viene data scopo, alle coppie, ma per danno. Esempio, ecco, quale può essere per esempio il contenuto? Beh, per esempio si può decidere qual è la residenza comune, si può decidere con quali modalità ciascuno dei conviventi deve contribuire al menage familiare alle necessità della famiglia, ma la cosa più importante è che con questi contratti di convivenza si può anche scegliere il regime patrimoniale della convivenza. E quindi si può anche scegliere il regime della comunione dei beni. Cosa significa? Significa che i due conviventi, quando vanno a vivere insieme, se non fanno nessun contratto, automaticamente sono in separazione dei beni. E quindi gli acquisti fatti durante la convivenza non cadono in comunione, sono i beni rimangono nella proprietà di chi li acquista, se non fanno nessuna dichiarazione. Se però i conviventi registrano la loro convivenza, fanno un patto di convivenza, in questo contratto di convivenza inseriscono la scelta della comunione dei beni e allora il loro regime patrimoniale sarà quello della comunione dei beni, con la conseguenza che tutti i beni acquistati durante la convivenza cadono in comunione, quindi diventano di proprietà comune. E questo è un diritto, una possibilità che prima non c'era, che prima della legge non c'era, ma era riservato solo ovviamente ai coniugi. Quindi da questo punto di vista il contratto di convivenza può essere molto importante. L'altra cosa importante del contratto di convivenza è che nel contratto di convivenza addirittura si può già stabilire quel famoso assegno di cui parlavamo prima, l'importo dell'assegno alimentare in caso di cessazione della convivenza, e questo, cioè in caso di separazione. E questa è una cosa molto interessante e addirittura è una facoltà che è preclusa ai coniugi. Perché oggi i coniugi non possono fare, sappiamo tutti, no, che non possono fare un patto con cui già ora per allora decidono l'importo dell'assegno in caso di separazione e divorzio, perché questo patto sarebbe ritenuto nullo, sarebbe giudicato nullo. E invece i conviventi possono farlo, possono inserire questa pattuizione nel contratto di convivenza. Senta, ma se non ci fosse l'avvocato De Bellis, ma come potrebbero i poveri conviventi capire che cosa fare, non fare, che cosa avere di vantaggio o di danno? E veramente mi sembra molto complesso ed è applicabile sì. Da quando? Da, abbiamo detto, dal 2016. Sì, la legge è già in vigore. Certamente è importantissimo che si faccia una corretta informazione su questa legge, perché tante cose le persone appunto non le hanno capite, tante cose vengono interpretate male e quindi è giusto che le persone sappiano anche quali sono le conseguenze oggi dell'andare a vivere insieme. Grazie allora, avvocato.